Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto della registrazione audio integrale dell'interrogatorio a Pietro Aglieri, nell'udienza del processo Borsellino Quater, strage di Via D'Amelio, che si è tenuta a Caltanissetta lunedì 15 dicembre 2014. Pietro Aglieri nasce a Palermo il 9 giugno del 1959. È un mafioso italiano legato a Cosa Nostra e ritenuto uno dei più spietati membri della fazione corleonese. Da giovane venne soprannominato Usignurino a causa del lusso e dell'elevato costo degli abiti che amava indossare, oltre al fatto che era diplomato al liceo classico. Studiò in un seminario di Monreale e poco dopo prestò servizio militare come paracadutista della Brigata Folgore. Venne affiliato alla famiglia di Santa Maria di Gesù e, durante la seconda guerra di mafia, si legò ai corleonesi insieme al suo capo Giovanni Bontate. Nel 1988 i corleonesi incaricarono Aglieri di eliminare Bontate, che fu ucciso insieme alla moglie, e lo premiarono nominandolo capo della famiglia di Santa Maria di Gesù e anche capomandamento della zona. Essendosi strettamente legato ai Corleonesi, Aglieri venne accusato di essere il mandante di numerosi omicidi, tra cui il giudice Antonio Scopelliti e il politico Salvo Lima. Per l'omicidio Scopelliti, Aglieri è stato poi assolto in Cassazione. È coinvolto anche nelle stragi di Capaci e in quella di Via D'Amelio. Venne arrestato a Bagheria il 6 giugno del 1997 e fu condannato all'ergastolo. Poco dopo la cattura sembrò disponibile a collaborare con la giustizia, ma alla fine rinunciò a questa opportunità. Allora amici, mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrerete a far parte della mia community. Se il video vi piace mettete un bel like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il file audio del processo. Va bene, allora possiamo cominciare con l'esame di Aglieri e dovrebbe dare le sue generalità, signor Aglieri. Buongiorno, sono Aglieri Pietro, nato a Palermo il 9/6 del 1959. Sì, d'accordo. Quindi lei appunto sì, ha già reso la dichiarazione di impegno oppure no? Ancora no, forse, dovrebbe renderla allora. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Va bene, lei viene esaminato come testimone assistito, quindi con i doveri e le garanzie previste dall'articolo 197 bis del codice di procedura penale e appunto presenta il suo difensore che può darle tutte le indicazioni e l'assistenza necessaria. E a questo punto il pubblico ministero può procedere all'esame, prego. Grazie, Presidente. Sì, scolleghiamo dovremmo disconnettere nel frattempo la posizione degli altri dichiaranti. Mi dice lei quando posso, Presidente. Ci siamo? Va bene, prego, pubblico ministero. Sì, Presidente. Signor Aglieri, buongiorno. Innanzitutto, Buongiorno. noi volevamo iniziare il nostro esame chiedendole, lei sa che questo processo, il Borsellino Quater, riguarda l'uccisione di Borsellino, Paolo Borsellino, il dottore Paolo Borsellino e della sua scorta.
Le volevo chiedere se lei ha mai avuto modo di conoscere Vincenzo Scarantino. Sì, sì, signor procuratore, certo. Lo conosco da quando era bambino. E lo ha conosciuto in che senso? Cioè, l'ha avuto modo di frequentarlo? No, no, l'ho conosciuto perché era della mia stessa borgata, per cui era facile incontrarlo quasi giornalmente. Noi abitavamo quasi vicino, per cui era facile incontrarlo giornalmente. Certamente per quello che può essere la vita quotidiana di una borgata. Quando parla di una borgata, a cosa fa riferimento? Per la chiarezza, diciamo, della lettura. Poi faccio riferimento alla borgata alla Guadagna, per cui era facile la mattina al bar oppure durante la giornata di incontrarlo. Alla Guadagna. Certo. Senta, ma io volevo capire se questa conoscenza che riguarda il Vincenzo Scarantino ha mai riguardato fatti criminosi. Oh, sotto questo profilo assolutamente no, perché lo Scarantino era un ragazzo della borgata, ma sotto altri aspetti, conoscenza superficiale, cioè superficiale nel senso conoscenza ambientale, ma certamente non c'erano state, non ce ne sono mai stati rapporti di correità o di altre cose. Cioè, assolutamente sotto questo profilo. Cioè, io posso semplicemente ribadire quanto, se il discorso verte su questo senso, quanto già dichiarato in precedenza ai procuratori che sono venuti a interrogarmi. Cioè, nel senso che Scarantino assolutamente poteva essere investito da me o da chi che sia per poter partecipare a qualsiasi tipo di reato o cose del genere, perché conoscendolo fin dal bambino, lo Scarantino, cioè che poi questo è anche documentato con referti clinici, aveva problemi sotto un certo profilo, problemi psichici, per carità non voglio né, cioè, che cose, però e sotto questo profilo non poteva mai esserci una confidenza al di sopra di magari andare a comprarmi le sigarette o cose del genere, cioè, assolutamente. Però ribadisco, cioè, io posso soltanto ribadire quanto dichiarato allora al procuratore, in quanto questa situazione verteva perlomeno in quanto quello che mi si era chiesto era se io ero a conoscenza di un fatto specifico dello Scarantino per la giornata. Sì, ora ci arriviamo. Ora ci arriviamo, sì. Ah, sì, certo, va bene. No, le volevo chiedere prima invece un'altra cosa. Se relativamente allo Scarantino avevate avuto, allo Scarantino o agli Scarantino, avevate avuto dei problemi alla Guadagna, diciamo così? Vi erano stati rappresentati dei problemi relativamente al loro comportamento? Mio procuratore, il problema dello Scarantino nello specifico è stato più volte arrestato per situazioni di qualche furtarello, no? Di queste situazioni di questo genere. Per cui poteva, sotto questo profilo, avere dato, cioè le persone, dato fastidio sotto questa natura di atteggiamenti. Però posso ribadire, senza essere potuto smentire, che con lo Scarantino, nella Scarantino Vincenzo, non c'è mai stato da parte mia alcuna confidenza che, ripeto, non andasse al di là del caffè o delle sigarette o cose del genere. Ripeto, sì, l'ho capito. Sotto il profilo, no, io le chiedevo un'altra cosa, le faccio una domanda, allora forse riusciamo a entrare nel tema. Sì, lei conosce il cognato di Scarantino, Profeta?
Certamente, sì, certo che lo conosco, sempre per un discorso della borgata. Ha mai chiesto al profeta di intervenire per evitare, diciamo, comportamenti non consoni di Scarantino? Penso per questo profilo di lamentele, no? Che potevano esserci dalla parte delle persone, penso che il cognato, indipendentemente da quello che potevo dire io, avrebbe dovuto, quantomeno, cercato di indirizzare il cognato a un comportamento più consono. Sì, proprio lei, quando l'abbiamo sentita la seconda volta, stiamo parlando del verbale del 18 novembre del 2010, lei ha detto che la lavata di capo iniziale c'è stata, si riferiva proprio a questa stessa domanda che io le ho fatto adesso, cioè lei diceva che Profeta aveva fatto una lavata di capo a suo cognato. Questo se lo ricorda? Sì, ma semplicemente per ribadire il discorso di allora, che lo Scarantino non poteva essere mai investito né da parte mia, da chi che sia, anche dal cognato stesso, per fatti, non lo so, rilevanti. Cioè, il problema della lavata da capo erano perché erano dei ragazzi che magari rubavano, che so, la radio, nelle macchine o qualcosa di questo genere, per cui la mia risposta a quella domanda era che, per escludere, no? Che io potessi, nella mia situazione, nella mia posizione, dare confidenza a persone che avevano un loro ruolo, un loro atteggiamento di marioni, diciamolo tra virgolette. In particolare, ecco, sotto questo profilo era la lavata di capo, nel senso di evitare queste situazioni che potevano dare fastidio, sì, 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 ho capito, alle persone. Senta, io le faccio una domanda specifica perché le è stata fatta dal procuratore in quell'occasione. Se Scarantino, qualcuno degli Scarantino spacciasse per suo conto, cioè per conto di Aglieri e Pietro. Beh, sotto questo profilo lo escludo completamente, signor procuratore, perché parte il fatto che io le uniche, diciamo, condanne che ho avuto sono stato come trafficante e cose, ma non certamente come spacciatore, oppure avessi chiesto cose. Lo escludo completamente, non solo nei confronti dello Scarantino, ma con chi che sia, che io abbia potuto chiedere a qualcuno di spacciare per mio conto, questo lo escludo in maniera categorica. Senta, volevo che adesso trattassimo quel tema che lei già ha richiamato, il discorso della vetrana, per comprenderci. Sì. Ecco, se può spiegarci che cosa accadde in quell'occasione, in che periodo siamo, prendendo anche a riferimento i primi processi, diciamo così, per la strage di Via D'Amelio. Sì, signor procuratore, e questo è, diciamo, l'argomento specifico per cui ho risposto. Inizialmente lo Scarantino, quando fu arrestato, era stato accusato di avere preso parte attivamente alla strage di cui stiamo parlando, per cui nel pomeriggio risultava che lui avesse partecipato attivamente a questa situazione. Dopo tempo, ora non gli so dire quanti mesi siano passati dall'arresto dello Scarantino, tramite il difensore, non ricordo bene chi, comunque da parte dei familiari questo sicuro, cioè lo Scarantino confidò allora dicendo che lui non avrebbe potuto partecipare alla strage, perché quel pomeriggio lui si trovava in un tutt'altro luogo, in tutt'altra, a diversi chilometri di distanza, per cui i familiari, era nell'interesse dei familiari e della difesa dello Scarantino cercare di confermare
l'alibi dello scarantino, perché lui poi quello che disse che in quel pomeriggio si trovava in un motel a Belgadore insieme ad una compagnia femminile, per cui l'interesse dei familiari della difesa, mi sembra una cosa logica, questo penso che sia la cosa, era se possibilmente si potesse risalire a una verifica, no? Se il suo nome risultasse in questo albergo, per poter confermare l'alibi che lui aveva, perché in effetti l'alibi c'era ed era quello. Per cui l'interesse dei familiari era quello di verificare se si poteva arrivare ai proprietari dell'albergo e se c'era qualcosa di scritto di confermare, o quantomeno se qualcuno di loro potesse confermare la presenza dello scarantino in quella data, per quell'ora, in quel dato luogo. Stiamo parlando del Lido Vetrano, nei pressi di Trabia, per cui stiamo parlando di un luogo tutt'altro, in tutt'altra direzione da dove è avvenuta la strage. Ma quello che volevo capire, era un interesse della difesa di Scarantino o era un interesse delle difese di tutti gli imputati del processo di Via D'Amelio, diciamo, dei processi che c'erano in Via D'Amelio? Credo che inizialmente nei primi mandati di cattura mi sembra che furono quattro, no? Cioè quelle cose. Certamente la cosa principale era nell'interesse dello scarantino, poi successivamente la cosa poteva interessare anche agli altri coimputati. Se io non ricordo male, ancora noi non avevamo ricevuto mandati di cattura per questa strage inizialmente. Non vorrei fare confusione, sa? Sono passati diversi decine d'anni, per cui vuole. Però certamente se lo Scarantino, che era l'imputato principale di questa situazione inizialmente, certamente la cosa sarebbe stata anche agevolava anche gli altri coimputati, però posso dire che però il discorso principalmente di questa situazione era in contrasto con una dichiarazione di un collaboratore in cui diceva che io e qualche altro mio coimputato ci eravamo interessati per vedere di fare risultare lo scarantino in quel dato albergo anche in quella giornata, anzi di non farlo risultare. Mi sembra una contraddizione, cioè, se dalla parte mia, da parte dell'interesse della difesa dello scarantino, era quella di farlo risultare in quel luogo e non di non farlo risultare. Per cui l'interessamento poteva essere... È chiaro, lei ci sta riferendo a Giuffrè Antonino, al collaborante Giuffrè Antonino, quando parla di questa dichiarazione. Però quello che volevo riuscire a capire io, ecco, sì. Diciamo che indubbiamente il coinvolgimento di una persona che è imparentata con un profeta, in qualche modo nelle stragi a lei lo interessava. O no? Cioè lei si interessò comunque per verificare questo alibi di Scarantino? Interessò qualcuno che lei conosceva? Certamente ci siamo interessati per vedere se potevamo riuscire a risalire a questa situazione, no? Per vedere se questo alibi risultasse. Tengo a precisare che poi la risultanza di questo interessamento non sfociò in nulla, perché essendo un albergatore ed essendo che lo scarantino era stato là per poche ore, non c'era stata nessuna registrazione nell'ambito
del registro di quella giornata, per cui sotto questo profilo diciamo l'alibi non poteva essere confermato. Anzi, però poi tengo anche a precisare che poi nelle ulteriori, perché lei nelle varie fasi di questa tragica vicenda, inizialmente lo scarantino veniva collocato nella strage, poi è stato tolto, poi risultava soltanto nella mattina che aveva accompagnato la macchina, per cui diciamo che la cosa inizialmente diventò un pseudo collaboratore, non si capì bene che cosa, per cui questa cosa diciamo che non approdò poi a nulla, ripeto, principalmente perché essendo un albergatore non fu registrato soltanto per quelle poche ore che stette in quel luogo. E poi questa cosa lui la fece sapere dopo tempo, perché essendo lui sposato ed essendo andato con un'altra donna non voleva che la cosa uscisse fuori. Però di fronte alla situazione di confermare il suo alibi, allora poi disse: io le posso assicurare che quel pomeriggio lo scarantino si trovava in quell'albergo, però purtroppo io non posso, lo posso dire soltanto per una conoscenza di questa situazione, però non posso confermarlo oppure provarlo con fatti specifici oppure con una registrazione, perché la registrazione nell'albergo non c'è. Però dovrebbe precisare il modo in cui è venuto a conoscenza di questa circostanza. Quello che gli volevo chiedere, prego, adesso, sì, il pubblico ministero. Presidente. Cioè, le volevo chiedere questa cosa, cioè lei come è venuto a conoscenza di queste cose, se ci può specificare qual era la persona a cui lei ha dato mandato di capire qual era la situazione. No, signor procuratore, cioè, che il fatto che lo scarantino fosse in quella cosa me fu confermato dai familiari che si trovava in quel luogo. Poi certamente questa situazione, poi essendo anche il mio coimputato in questo processo, ne parlai io con Carlo Greco, di cui poi ebbi conferma di tutta questa situazione che sto dicendo adesso in questo giorno. Quindi la sua fonte è Carlo Greco e i familiari di Scarantino, per comprendere. Sì, esattamente cose. Poi il fatto che fosse là, diciamo pure, devo dire, sotto questo profilo, questa cosa non era stata ben vista. Questa scappatella, mettiamola in questa maniera, da parte dello scarantino con questa persona, per carità, vorrei evitare di fare il nome della persona femminile e non me lo chiedo perché non, a parte che voi già lo sapete, ma io non lo dico. Però questa situazione, diciamo, anche familiari, veri parenti stessi, non era una situazione che non era stata veramente una cosa poco dignitosa, tutto qua. Ho capito. Senta, quindi lei ha parlato di Greco, ma Greco a chi fece il riferimento per sapere queste cose? Il pubblico ministero, in questa domanda mi avvalgo la facoltà di rispondere, poi eventualmente lo chiedete a Carlo Greco e a chi di cosa. Certamente penso che ci sia anche una dichiarazione sotto questo profilo da parte del collaboratore Giuffrè, in cui dice di essere stato contattato per cercare di vedere se era possibile confermare questo alibi o no. Sotto questo profilo non lo posso escludere, e ovviamente non posso escludere che il Giuffrè, soltanto la contraddizione che nel Giuffrè nel raccontare questo episodio, per quanto mi riguarda, è evidente.
che il Giuffrè che cosa dice? Che noi l'abbiamo contattato, però chiedendo di non farlo risultare. Beh, veramente il discorso mi sembra, ripeto, mi scuso se sono ripetitivo, ma l'interesse della difesa dello Scarantino era quello di dimostrare che lui si trovasse là in quel giorno, non che non ci fosse. Quindi ho capito per bene, cui, siamo in ora, un periodo precedente alla collaborazione di Scarantino, questo lei si capiva? Sì, questo siamo è scontato, precedenti. Perché nell'attimo in cui poi lo Scarantino risultò che avesse cominciato a collaborare, non lo so se in quanto collaborativo se è stato indotto a collaborare, questo non lo so, ovviamente tutte queste situazioni poi decaddero, non c'era più motivo di avere nessun interessamento sotto questo profilo. Però ripeto, cioè, la cosa non andò avanti perché i proprietari dell'albergo non erano in grado di poter dimostrare che lo Scarantino quel giorno si trovasse in quel luogo. Anche per questo motivo non ci andò avanti. Signora Aglieri, siccome lei di fatto mi ha risposto, io a questo punto però le devo fare una contestazione, nel senso che a pagina 17 del verbale di cui parlavo poco fa, del 18-11 del 2010, il procuratore, dottore Lari, le chiede com'è andata, cominciamo dall'inizio, lei è incaricato a Carlo Greco e lei risponde sì, è giusto, Carlo Greco va a parlare con Giuffrè, è giusto, certo. Poi che succede? E lei arriva a parlare poi successivamente di Totò Riinella. Ora, io volevo chiederle se lei conferma questa dichiarazione. No, io le confermo benissimo, però non è che io parlai di Riinella. Poi il procuratore, se non mi ricordo male, mi disse che nel racconto di Giuffrè, che Giuffrè contattò Riinella, non noi. Sotto questo profilo allora faccio una piccola precisazione. Va bene. Certamente se io dovevo aver saputo la... allora andavo direttamente da Riinella per questa situazione. Se abbiamo parlato per dire come dice Giuffrè con lui, poi fu Giuffrè che suppongo abbia parlato con Riinella, abbia parlato non lo so con chi. Diciamo che era la conferma di quello che... E il collaboratore Giuffrè riferiva, cioè io posso semplicemente affermare che non contattammo noi direttamente Riinella, io mi basavo sulla dichiarazione che aveva fatto il Giuffrè che mi veniva contestato, diciamo che mi veniva fatta dal procuratore la dichiarazione di Giuffrè. Senta, ma oltre alla possibilità di acquisire chiaramente i libri dell'albergo e quindi verificare la presenza, vi era anche la possibilità, la richiesta da parte vostra di testimonianza da parte dei titolari dell'Isola Vetrana? Sì, questo lo confermo, cioè che nel senso che se non c'era la possibilità che non sarebbe, cioè non risultava qualcosa di scritto, se c'era quantomeno qualcuno dei titolari o dei presenti e le cose che potesse confermare questa situazione. Però ripeto, Quale fu la risposta su questo punto? No, che non c'era niente di scritto e che i titolari non ricordavano, visto che là passavano diverse, essendo un albergo di mare, no? Vicino al mare, cioè in quelli c'erano diversi, non ricordavano questa situazione, non ricordavano di cosa. Per cui le ripeto, poi nel frattempo non so quanto sia potuto passare, poi nel frattempo lo Scarantino risultò che aveva cominciato a collaborare, per cui il nostro interesse decadde sotto questo profilo.
Comunque, diciamo, proprio per ricordarglielo, lei ricorda bene che fu il procuratore Lari a farle una domanda su Rinella, ma le fece una domanda specifica, dice la risposta negativa da chi arrivò, e lei ha risposto, pagina 29, penso da Rinella, certamente, cioè io. Quindi, diciamo, penso. Infatti confermo il penso da Rinella, perché credo che... ma questo sempre in base a poi quello che disse lo Giuffrè, che lui aveva parlato con Rinella, certamente. E allora penso che parlandone con lui la risposta gli arrivò da lui, diciamo, di ritorno. E io non posso, non ci ho parlato io direttamente, per cui non posso né smentire né confermare, posso soltanto riferirmi a quelle... Cioè, per logica, in qualche modo, se lui parlò con Rinella, penso che Rinella gli diede la risposta negativa. Le venne riferito, a questo punto, da Carlo Greco, penso, se Rinella aveva detto tutto a posto? Ma io non so se Greco abbia parlato direttamente con Rinella. Per cui tutto a posto, ma poi tutto a posto di che, signor procuratore? Tutto a posto, non penso che era tutto a posto, perché se a noi interessava che lo Scarantino risultasse in quel giorno in quel luogo, non c'era nessun riscontro né per scritto né orale da parte dei titolari, e non penso che per noi poteva essere tutto a posto. Io ricordo solo che la risposta fu che non c'era la possibilità di confermare che lo Scarantino risultasse in quel luogo, perché non c'era niente di scritto e perché i titolari non si ricordavano che lui quel giorno si trovava là. Anche se, ripeto, su questa situazione... Noi risultava chiaramente che lo Scarantino si trovava in quel luogo, tant'è che per noi era risaputo che non è soltanto un errore giudiziario l'arresto dello Scarantino, e che prima o poi la cosa sarebbe stata, cioè sarebbe venuta fuori. Senta, sempre per finire la questione del Lido La Vetrana. Che lei sappia, Giuffrè chiese l'avallo di Bernardo Provenzano per poter fare questo intervento sulla vetrana? Beh, suppongo di sì. Questo, non so se lui abbia parlato direttamente o non direttamente, ma penso che se lui dice che ha chiesto il parere a Provenzano per interessarsi, suppongo che l'abbia fatto o non l'abbia fatto, questo lo può sapere lui, ma suppongo di sì. Senta, un'ultima cosa proprio, lei ricorda se insieme a Greco al processo di Catania, cioè quello sul rinvio della Cassazione, voi avevate intenzione di parlare di questa vicenda di cui parlava Giuffrè, di parlare della vicenda della vetrana? Certamente, signor procuratore, perché diciamo che il contrasto era evidentissimo, no? Cioè, ripeto, io non, come ho detto allora al procuratore Lario, non voglio essere creduto, cose, però se ci andiamo per logica, se uno è accusato di un determinato reato e ha la possibilità di fornire un alibi, l'interesse è quello che l'alibi venga confermato e non che non venga confermato. Penso che il collaboratore Giuffrè abbia fatto un po' di confusione sull'argomento. Poi non lo so io per cosa lui gli passava per la mente. Io posso semplicemente dire e confermare che l'interesse della difesa, e ovviamente l'interesse anche se dobbiamo a quel punto, riprendendo la precedente sua domanda, in quel caso, in quel periodo, era anche a noi, era interesse anche nostro far risultare questa situazione, questa contraddizione, perché in quel caso già noi eravamo stati anche imputati in questo procedimento. Inizialmente, ripeto, no, però poi
andando avanti, quando ci sono stati gli altri mandati di cattura, in cui siamo stati inclusi sia io che Carlo Greco, poi ovviamente era nel nostro interesse fare rilevare questa contraddizione. Sì. Ma non per smentire uno o l'altro collaboratore, ma semplicemente perché l'evidenza dei fatti era quella dare un alibi allo Scarantino dicendo questo si trovava in quel luogo, quel giorno, e la contraddizione c'è, tutto qua. Senta, relativamente quindi a questo interesse che è arrivato a un certo punto voi avete certamente sul processo, voi anche prima, vi eravate informati relativamente al coinvolgimento di Scarantino e se anche avevate preso informazioni relativamente alla 126 della strage, diciamo. Certamente che lo Scarantino per noi non fosse coinvolto in questa situazione era scontato già dall'inizio, questo era già scontato. L'unica incertezza poteva essere, essendo un piccolo ladruncolo, che magari avesse potuto involontariamente trovarsi coinvolto in qualche, aver rubato una macchina, aver rubato qualche macchina, cioè queste macchine ci poteva essere anche la 126. E allora ovviamente l'interesse era quello da parte mia, ovviamente, di capire se ci poteva essere stato qualcosa del genere. Per quello che io ne so, e su questo sono certamente sicuro al 100%, lo Scarantino non si trovò mai coinvolto nel furto di una 126, nello specifico della 126, se parliamo della 126, e non si trovò, a prescindere se era 126, perché allora non si parlava soltanto di 126, si parlava anche di una panna, insomma si parlava di cose. Cioè le cose che lui con gli altri due imputati iniziali, non mi ricordo, Candura e Valenti. Valenti. Cioè non c'era stato assolutamente un discorso di aver rubato 126 o panda che fosse. Per cui, ripeto, sotto questo profilo eravamo tranquilli che su di noi non ci poteva essere nessun proseguimento giudiziario, cosa che poi alla fine invece non avvenne, indipendentemente da tutte queste fasi che io sto raccontando. Cioè, sotto questo profilo eravamo tranquilli, perché noi non eravamo né coinvolti né direttamente e né indirettamente per quanto riguarda questa strage. Per cui però, come venendo alla sua domanda, per evitare che questa cosa, ci siamo informati se lo Scarantino poteva essere coinvolto in questo furto di macchina, ma nello specifico di una 126 o di una panda che imposto con quegli altri due coimputati precedentemente nominati, assolutamente era da escludere. E chi vi siete rivolti per avere questo? È da escludere completamente, anzi già da escludere a monte, che io potessi, o chi per me, o a qualcuno a nome mio, potesse chiedere, ma non per questo reato, perché questo già vi ripeto e lo riconfermo, posso dire certamente di non essere coinvolto né io né i miei coimputati né direttamente né indirettamente, ma che io escludo che io avrei potuto chiedere, o chi per me avrebbe chiesto allo Scarantino il furto di una macchina, ma per qualsiasi tipo di reato, qualsiasi altra cosa, ma anche per farsi un giro in macchina. Sì, ma questi, mi scusi signora Aglieri, questi sono argomenti logici. Lei ha riferito un fatto invece, che lei ha avuto notizia che Scarantino non c'entrava.
Chi le ha dato questa notizia? Lei a chi aveva chiesto di verificare questa situazione? Ma principalmente questa situazione veniva dal queste conferme venivano dal cognato, dal profeta Salvatore. E certamente non credo che il profeta Salvatore mi poteva raccontare una cosa diversa da quella che già si sapeva. Stiamo parlando all'inizio ancora, lei, poi scusi. Ripeto, ci sono stati gli altri vari arresti, no? E poi sì. Anche è stato arrestato il profeta e via dicendo. Però interpellati anche i familiari, interpellati anche qualche persona adesso con lo specifico, non posso ricordare, ma dalla borgata stessa, escludevano in maniera categorica che lo Scarantino avesse rubato la macchina, avesse involontariamente trovatosi coinvolto. Se poi ha rubato altre macchine per altre situazioni o per altre cose, questo è un altro discorso, ma io ripeto, nello specifico contesto, per quanto mi riguarda, io ero tranquillo che lo Scarantino non c'entrasse niente con il furto della macchina. Senta. In quella determinata situazione. Poi se lo Scarantino con il Valento, il Candura avessero fatto altre cose, sinceramente questo io non glielo so dire, però ribadisco, sono sicuro al 100% che non era coinvolto nel furto della 126. Una cosa le volevo dire, nei due verbali che lei ha reso, in tutte e due ha fatto riferimento anche a Greco Carlo come persona che aveva investito della questione e che le diede questa insomma di cui abbiamo parlato, cioè del non coinvolgimento di Scarantino nella strage o nel furto. Questo io lo confermo perché semplicemente essendo una cosa molto delicata ed essendo una situazione che io prevedevo che visto che avevano arrestato lo Scarantino, cioè era intuibile che qualcuno stesse costruendo, e ripeto, e lo ribadisco, costruendo delle prove contro di noi. E allora non soltanto mi interessai personalmente, ma chiesi anche a Carlo Greco, perché certamente le cose, di verificare anche lui se queste situazioni potevano essere avallate oppure potevamo stare tranquilli che questo non c'entrava niente. Per cui, ripeto, io avevo bisogno di diverse fonti che potessero accertare l'esclusione dello Scarantino, cosa che, come sto dicendo e come ho detto allora, mi venne sia dal Greco, da Carlo Greco, e mi venne sia anche dal profeta. E sia anche dai familiari, che certamente io non è che contattai personalmente i familiari e cose, ma qualcuno che parlava con i familiari e dissero questa situazione. Senta, lei ha detto poco fa, l'aveva detto anche nel corso del verbale, che c'era qualcuno che stava costruendo delle prove contro di voi. Questa cosa lei l'ha contestò, le faccio una domanda specifica, per esempio, a Rina Salvatore o a qualcun altro, diciamo, di sua conoscenza all'interno dell'organizzazione? No, altro, attenzione signor procuratore, io voglio specificare, io non ho parlato né con Rina Salvatore o con chi che sia di questa situazione, mi sembra anche scontato. Io non sto scorsuendo io a livello giudiziario, cioè il mio discorso, la preoccupazione, noi stiamo parlando a livello giudiziario, che siano chi ci sia coinvolto dietro a questa situazione io non lo so, io so semplicemente. Signor Aglieri, se posso interromperlo un attimo, perché sì. Diciamo io, lei parla chiaramente facendo riferimento a regole che noi bene o male non conosciamo, quindi in qualche modo ce lo deve spiegare, nel senso che lei dice è chiaro che io non potevo andare a chiedere a Rina o a altri,
una cosa di questo genere, ma noi, diciamo, persone che sono all'esterno di queste situazioni, risulta difficile capire, e le spiego perché. Perché se a me mi accusano di una cosa in cui non c'entro assolutamente niente, la prima cosa che faccio è vado a chiedere conto a chi di dovere del perché mi accusano di una cosa in cui io non c'entro niente, se sa perché sta succedendo tutto questo. Lei mi fa riferimento ad altro genere di regola, se me la spiega io la capiamo tutti, ecco. Però ce la deve spiegare. Sì, no, per carità, signor Procuratore, la cosa è molto semplice. Cioè, se io non sono coinvolto in un determinato fatto e non sono a conoscenza, non posso sapere neanche chi sia a conoscenza che l'abbia fatto. Se io vado da una persona e le dico, guardi che io mi trovo in questa situazione, è come se sto dicendo a un altro, vuol dire che tu lo sai. E un altro mi può rispondere, ma tu come ti permetti di dire che io lo so o non lo so, perché tu mi sei coinvolto in questa situazione? Ecco qual è il discorso che per me era scontato. Però ripeto che si stava costruendo, e io non mi riferisco a persone così, io mi riferisco a un discorso che si stava costruendo a livello di indagini di polizia, che si stava costruendo questa situazione. Perché quando sento che viene arrestato lo Scarantino e che io so, come ho detto poco fa, essendomi informato che non c'entrava niente in tutte queste cose, non mi so spiegare come mai le indagini della polizia vertono sullo Scarantino e su quello che poi è successo dopo. Però io non posso andare da Rino, da chiunque esso sia, a chiedergli ma come mai... E queste situazioni mi stanno succedendo a me, perché sennò dopo è scontato che un altro abbia partecipato a questa situazione. Ma siccome a me non mi ha mai detto niente nessuno di chi abbia partecipato a queste stragi, io non mi posso arbitrare, non so se riesco a spiegare, non so se sono riuscito a spiegarmi bene. Diciamo che si è spiegato, permane la differenza, diciamo, dal comportamento comune, ma questo non c'entra niente. Un'altra cosa le volevo chiedere, ci sono stati dei momenti precedenti a questo in cui lei ha avuto la sensazione che si volesse costruire nei suoi confronti delle accuse? Però poi adesso ci dovrebbe spiegare chi aveva interesse a fare una cosa di questo genere. No, signor Procuratore, io non so assolutamente chi avesse interesse e chi non ha interesse su questa situazione. Io posso soltanto ribadire, quando vedo che lo Scarantino viene accusato di una strage del genere, cioè qua stiamo parlando, ma veramente c'è una cosa, cioè lo Scarantino ha portato per essere accusato di qualche furto di macchina, che però escludo la 126 cose. L'ho capito perfettamente. Era normale che se si parte da questa situazione, l'interesse di chi c'era dietro questa cosa, però che io non so. E allora, le faccio una domanda specifica relativamente all'omicidio Lima. Lei è stato in qualche modo tirato in ballo? No, sono stato tirato in ballo perché, se non ricordo male, o perlomeno non ricordo bene, arrivò, io lo seppi tramite i media, tramite una telefonata anonima in cui si diceva che io fossi stato io l'esecutore di tale omicidio, cosa che poi altri collaboratori hanno smentito. Per cui che ci fosse dietro una situazione che partiva da lontano, per me era scontato, però se lei mi dice chi era, chi non era, io non glielo so dire. Non me lo sa dire, però aspetti, però mi risponda a questa domanda. Lei aveva delle posizioni contrastanti con qualcuno proprio in quei periodi? Cioè, era in forte contrasto con qualcuno? Ma signor Procuratore, anche processualmente è uscito fuori, le mie cose erano allora... che lo disse lui, che non c'erano buoni rapporti con Giovanni Brusca. Se si riferisce a questo, Giovanni Brusca. Poi se dietro a Giovanni Brusca c'era qualche altro, io non lo so. Lei, però, che rapporti era con Totò Riina?
Su queste domande mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Senta, lei ha mai sostenuto la necessità della cosiddetta, uso un termine che ho usato, desistenza? Sì, signor procuratore, questo era un discorso che allora nacque quando, così lei mi sta dando la possibilità di poter chiarire una volta per tutte questa situazione, così escludiamo la qualsiasi volontà o di collaborazione o dissociazione da parte mia, che non c'è mai stata e non era nella cosa. Allora io ebbi un colloquio investigativo con il dottore Pierluigi Pigna, che venne a trovare, mi fui chiamato qua nel carcere di Re Bibbia, in cui, e io dissi esplicitamente che non era nella mia posizione né la volontà né di collaborare e né la volontà di dissociarmi, non avevo niente di cui dissociare. Allora il procuratore, che è nato per bene, una persona correttissima, disse: ma per la vostra terra, ma che potete fare, che non potete fare? Io dissi semplicemente che, prima di tutto, che io non ero una persona, cioè che potevo prendermi determinate responsabilità o decisioni, che questa cosa poteva essere aperta alla popolazione detenuta, chiedevo semplicemente che se c'era una possibilità, che uno poteva dire: da questo momento in poi, io no, dato che venivamo considerati nemici dello Stato, che in una situazione in cui ognuno poteva fare, una situazione di dire: io desisto di andare contro questo Stato, di formulare altri reati e di commettere altri reati, semplicemente desistendo. Tengo a precisare però, e vorrei essere cose, che allora uscì giornalisticamente il discorso di trattativa, io non ho avuto mai trattative con nessuno, semplicemente era un pur parler con il dottore Vigna, semplicemente per dire che noi non avevamo, perlomeno io, tant'è che poi furono chiamati altri detenuti e vedere cosa ne pensassero su questa situazione. Io non so le dichiarazioni degli altri, io posso dire le mie dichiarazioni. Cioè, ci fu, e se non ricordo male, l'argomento era pure, il dottore Vigna mi faceva il paragone con il discorso dei terroristi, che era stata fatta la legge sulla collaborazione, poi c'era il discorso della legge sulla dissociazione, in cui lui mi spiegava che cosa significava questa dissociazione. Lei si deve accusare dei fatti che ha commesso, e allora poi gli disse: se in determinati fatti che voi mi dite che ho commesso, io non li ho commessi, che fammi riapite il processo. No, questo non è possibile. Cioè, se allora andiamo avanti. Poi credo che nell'epoca del terrorismo ci fu poi una terza legge che, non so, scusate se le mie espressioni non sono corrette, cose, però ci fu una situazione di apertura, che il terrorista desisteva, chi aveva delle armi le consegnava o comunque desisteva di non commettere reati nei confronti dello Stato e di finirla là. Ecco, sotto questo profilo forse questo argomento, se ne parla anche con altri detenuti, può essere pure una cosa che può andare avanti sotto questo profilo. Ecco, lei mi ha dato la possibilità una volta per sempre di chiarire questa situazione. Sì, poi io vorrei che la chiarisse ancora meglio, nel senso che, sì, appunto, se parliamo di desistenza, dobbiamo parlare di desistenza da qualcosa, cioè dobbiamo essere chiari, se lei vuole farsi capire chiaramente, io sono sicuro di sì. Quindi, desistenza, lei e le altre persone con cui doveva parlare all'interno del carcere, eravate in carcere per quali reati? Uno dei diversi reati di cui era accusato era anche la strage Borsellino. Sì, ma c'era anche il reato di associazione mafiosa per tutti voi? Sì, cioè, principalmente. Quindi, diciamo, la desistenza, posso chiederle se la desistenza era una desistenza dall'associazione
mafiosa, cosa nostra. Signor procuratore, ammesso non concesso, noi eravamo tutti condannati per associazione mafiosa, per cui o c'entrassimo o non c'entrassimo, eravamo condannati per quel reato, per cui la desistenza conferma quello che lei sta dicendo. In ogni caso la desistenza doveva servire a desistere dall'associazione mafiosa, anche perché, come ho detto allora al procuratore, siccome nei vari, dopo il mio arresto, e così come anche allora ebbi un altro colloquio investigativo con la, mi ricordo i commissari che vengono dalla Polizia di Stato, adesso non mi ricordo il nome, in cui mi dicevano che dopo il mio arresto nella zona, diciamo tra virgolette, di mia influenza, erano aumentate le estorsioni. A dire cose, ma come dice, prima non ce n'erano, adesso, a parte che io non ne sapevo niente, e le cose, cioè il mio principale interesse era quello di non associare, ecco adesso la uso io la parola associazione, di associare il mio nome con quelli di chi aveva interesse a fare queste nuove situazioni che non potevano, certamente contrastavano con il mio modo di pensare. Perché credo, non lo dico io, ma una volta anche nel giornale di Sicilia uscì fuori un articolo sulle estorsioni in cui nella zona sotto la, diciamo, ripeto, tra virgolette, sotto la mia influenza, come dicevano allora, non c'erano tutti questi fenomeni estortivi. Per cui, ripeto, potevano entrare in contrasto, per cui il mio interesse di desistenza era di non associare il mio nome a chi aveva idee contrarie a quelle che erano le mie. Però, quindi, per esempio, lei prevedeva un discorso contro le estorsioni nell'ambito di questa desistenza? Ovviamente sì, certamente, se c'era, ma ovviamente io non posso sapere chi aveva, io posso ribadire il mio personale pensiero, non io, che chi se si portava avanti questo discorso di desistenza, ovviamente chiunque avesse accettato questo discorso di desistenza doveva anche cercare di non solo a titolo personale, ma anche a fare, diciamo, opera di persuasione nei confronti di altri, che di evitare questa situazione che certamente andava contro il popolo, che non avevano, diciamo, che da parte mia non era una cosa che andava bene, tutto qua. Ovviamente, certamente, non è che io adesso posso ricordare tutto, diciamo, ricordo pure che ci fu il discorso eventualmente della consegna delle armi, quello era un discorso che chi l'aveva, se le voleva consegnare, le consegnasse. Però, ripeto, vorrei essere cose, che non ci fu mai un discorso di trattativa di nessun genere, era semplicemente un modo di parlare e di esporre il proprio pensiero. Queste le stesse domande che il procuratore fece a me, il dottore Vigna fece a me, lo fece anche ad altri detenuti, poi ripeto, io posso dire quello che no, io quello dissi. Volevo capire, ecco, cosa significa che non c'è stata trattativa, che voi non avete chiesto niente in cambio, cioè parlavate ma non chiedevate niente in cambio, questo è quello che intendo dire. Signor procuratore, se quello che ricordo io era semplicemente che certe cose non venisse, non abbiamo mai chiesto che ci fosse tolto il 41 bis, specifichiamolo, semplicemente che se, allora il procuratore mi disse, vabbè, sicuramente qualche cosa in cambio voi la volete, o cosa. No, io posso semplicemente ribadire che vengono applicate le leggi che già ci sono in corso. Ovviamente mi riferivo alle leggi dei benefici carcerari che ogni singolo detenuto poi avrà nel corso del tempo, quando matura un certo numero di anni, poi subentrano i vari benefici e cose. Per quanto mi riguarda, io posso semplicemente dire per quanto mi riguarda, queste erano le mie esternazioni. Poi altri se hanno chiesto qualche altra cosa, questo io non lo so. Questo di cui stiamo parlando è una situazione
l'ha detto lei stessa, che risale a quando c'era Vigna procuratore, stiamo parlando del 2000-2002, diciamo così, tra il 2000 e il 2002. Io volevo sapere, e le volevo fare una domanda invece diversa. Lei aveva questa stessa posizione sulla cosiddetta desistenza, o scioglimento di Cosa Nostra, come la vuole chiamare, anche precedentemente e nella fattispecie tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 90? Signor Procuratore, le chiedo scusa, ma su questo argomento mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Non voglio essere cose, però... Va bene. No, no, ce n'è ancora qualche cosa da chiedere. Ci sono altre domande? Ah, prego, sì. No, Presidente, stavo riorganizzando vorrei, forse però lei che si, mi scusi, posso intervenire un attimo? Certo, prego. No, forse lei si riferisce anche, non vorrei che facciamo confusione, che sempre nel processo della strage borsellina allora uscì fuori una dichiarazione delle intercettazioni in cui il mio coimputato Carlo Greco, delle intercettazioni che erano state fatte a lui, in cui si parlava di dissociazione cose. Vabbè, sotto questo profilo voglio ribadire che né io e né il mio coimputato abbiamo mai avuto espresso un discorso di dissociazione, ma non perché contrario o non contrario, cioè non abbiamo mai Allora il discorso è stato, quelle intercettazioni sono state mal interpretate, certamente il mio coimputato avrà modo di chiarirle meglio di me che cosa si intendeva in quelle intercettazioni, ma non ci fu mai un discorso di dissociazione. Per il resto, per l'altro argomento di cui lei fa riferimento adesso, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Senta, lei ricorda, cambio argomento, volevo sapere se lei aveva saputo, aveva conoscenza del fatto che Scarantino, arrivato a un certo punto, ritornò in quella che lei chiama la borgata, quindi alla Guadagna, cioè lasciò, dopo l'inizio della collaborazione, lasciò la collaborazione stessa e tornò per un periodo breve, insomma, alla Guadagna. Sì, signor Procuratore, lo confermo pienamente questo episodio. E lo Scarantino lasciò la località protetta, non lo so dove si trovava, e rientrò a casa sua. E io, cosa che subito i familiari fecero sapere, e per quanto mi riguarda, per quello che erano, che Dio disse, per quello che mi poteva, che di nessuno, che nessuno di toccarlo, proprio perché insomma, in poche parole, lo Scarantino è un povero Cristo in tutta questa situazione, è un povero diavolo che sinceramente si è trovato in una situazione più grande di lui. Come sia poi arrivato ad accusarsi di cose che veramente nei suoi confronti non stanno né in cielo né in terra, non glielo so neanche spiegare io, però allora fuggì dalla cosa e andò a casa sua, e devo dirle che per qualche giorno neanche fu cercato dalla polizia, diciamo, non neanche andò a casa sua a controllare se questo scappando fosse andato a casa sua cosa. Dopo qualche giorno si seppe che lui si trovava, e ripeto, per quanto mi riguarda, disse che nessuno lo toccasse, proprio perché prima perché non c'entrava niente con questa situazione, e poi perché se poi lui ricordo bene che poi lui in quel periodo, diciamo, tramite i media sentì che lui fece una telefonata dicendo che se gli fosse successo qualche cosa era da attribuire al, se non ricordo male, comunque agli organi di polizia, il dottore La Barbera e via dicendo.
Senta, poi ci torniamo un attimo sul dottore La Barbera. No, io le volevo fare una domanda relativamente al periodo precedente alla collaborazione di Scarantino. Lei sa, ha saputo qualcosa, ed eventualmente da chi ha saputo, relativamente a come maturò, diciamo, la decisione di collaborazione di Scarantino, chiamiamola collaborazione? Ma, appunto, chiamiamola collaborazione. Diciamo che Scarantino inizialmente, nonostante tutte le vessazioni, vessazioni è dire un eufemismo, diciamo che le torture fisiche e psicologiche che subì e che conosciamo bene per chi ci è passato, diciamo che non aveva dato, cioè resisteva a quelle situazioni e cose. Credo che poi il suo punto debole sotto questo profilo era perché era molto legato alla moglie. Quando poi pare che chi lo andava a interrogare gli cominciò a dire: ah, mentre tu sei qua, tua moglie ti tradisce, che non è vero assolutamente, che la moglie non l'ha mai tradito, credo che l'abbia, questo sia stato il motivo, perlomeno conoscendo un po' la psicologia dell'individuo, certamente non posso essere sicuro di questo, però per quanto è nelle mie conoscenze, sia fu questo quello che determinò poi in effetti questo. Tant'è che quando lui, la prima cosa che mi pare che chiese fu quello di poter vedere la moglie e i figli, del sì, resto non gli sì. interessava niente. Però, signora Ieri, io non le chiedevo un suo parere sulla psicologia di Scarantino, che è piuttosto complessa, ma le chiedevo in particolare una cosa ben precisa. Lei, adesso le faccio una domanda specifica, lei ha conoscenza, e se ha conoscenza come, si dovrebbe dire, se visitarono Scarantino in carcere delle persone in borghese? Sì, no, questo diciamo che lo Scarantino lo raccontava nei colloqui ai familiari, che più di una volta era stato contattato, cioè era stato chiamato mentre era in carcere da persone che lui non riteneva essere, diciamo, i vari agenti della custodia, ma da persone in borghese, ma non sapeva riferire chi erano e chi non erano. Però lui disse che erano delle persone in borghese che continuamente lo andavano a trovare per diciamo, indurlo a collaborare. In che carcere siamo? Lei ha parlato di un carcere, in che carcere siamo? Se lo sa. Non vorrei fare no, adesso non ricordo se era Pianoso, se era un altro carcere. Lei nel corso dell'interrogatorio, dell'ultimo interrogatorio, quello del novembre del 2010, ha detto a Pianoso. Pagina 42. Sì, probabilmente, però, signor procuratore, comprendo, sono passati più di 20 certo, anni da qui fa. Però comunque era in carcere, ovviamente. Ma quindi lei lo viene a sapere tramite i familiari di Scarantino, se ho capito bene, sì. O tramite qualcuno che aveva parlato con i familiari di Scarantino? Le venne detto... Tramite i familiari, certo, però io non parlavo direttamente con i familiari, cioè i familiari ovviamente lo raccontavano a altre persone, per cui... Però ripeto che questa situazione si venne a sapere dicendo che lui, anzi che inizialmente aveva firmato dei fogli in bianco o cose del genere, però ripeto, come ha detto anche lei sulla psicologia dello Scarantino, non possiamo entrarci nessuno, in effetti come sono andati fatti lo sanno lui e chi glieli ha fatti firmare. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere, lei ha mai conosciuto, ha mai sentito parlare di Spatuzza Gaspare? Quando era libero, intendo dire. Il procuratore, no, io Spatuzza Gaspare fisicamente non ho mai avuto, non c'è mai stato un contatto da parte mia con Gaspare Spatuzza, assolutamente. Io neanche sapevo, soltanto dopo l'arresto ho saputo chi era Gaspare Spatuzza.
onestamente, posso assicurarle che non lo conoscevo, non so neanche chi era. E Vittorio Tutino ne ha mai sentito parlare? Sempre stiamo parlando del periodo in cui lei non era detenuto. Diciamo quando ero, tenga presente che in quel periodo dal 90 in poi ero latitante, per cui non ho cose. Posso assicurarle che io anche con questo Tutino non ho mai avuto contatti. Senta... E non credo che ci sia mai stato un rapporto di chiedere qualche favore o qualche altra cosa, non mi ricordo completamente. Senta, lei ha avuto modo di vedere, prima ancora diciamo di essere arrestato, di essere formalmente imputato, diciamo così, per la strage, ha avuto modo di vedere un telegiornale in cui si parlava di possibili sviluppi dell'inchiesta su Via D'Amelio che in qualche modo vi riguardavano? Ah sì, cioè fu un fatto, mi ricordo un fatto specifico in cui già, se non ricordo male, si trattava del canale 5 o qualcosa del genere. Ancora i mandati di cattura non c'erano, di cose. Però non voglio sbagliare se sia stato canale 5 o qualche altro telegiornale, in cui già venivano fatti i nomi di chi aveva partecipato a questa strage e che già erano soggetti ad essere arrestati, perlomeno già ci davano per arrestati, cosa che poi credo che sia passata qualche giorno, una settimana, non di più, la cosa avvenne. E allora, vedendo quel telegiornale, quella situazione già si capì in quale direzione se le indagini si stavano muovendo, ma già si era capito quando avevano arrestato Scarantini in che direzione le indagini si stavano muovendo. Ma vennero fatte anche dei nomi? Lei in particolare parlò con uno dei soggetti poteva essere arrestato? Allora uno dei nomi che fecero fu quello di Gaetano Murana, può ben capire come la cosa mi fece molto male, perché un mio amico d'infanzia è assolutamente da escludere che Murana abbia mai fatto parte di qualsiasi tipo di associazione o di qualsiasi altra cosa. C'era anche il nome, ricordo, mi pare Antonino, cioè comunque i nomi di chi poi furono arrestati, per cui può capire benissimo quando le cose capì che già la montatura era già stata fatta. Signora... Perché per me era diciamo, assolutamente accertato che quegli individui non avessero mai potuto partecipare a una cosa del genere. Ranieri, ma comunque lei, vabbè, Murana lo conosceva, visto che ha avuto anche questa discussione con lui? Sì, 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 certamente. Cose, lei faceva, qualche volta le faceva da autista? No, però vorrei specificare, se qualche volta Murana, cose, ma vorrei specificare che Murana è un mio amico d'infanzia, è soltanto quello e basta, che qualsiasi altra... imputazione, certamente io non voglio essere creduto e cose, però questo è scontato. Nessuno può dire che è da escludere completamente, non solo da questi fatti, ma qualsiasi altro fatto. Dico, ma qualche volta le ha portato la macchina per lei, diciamo, l'ha trasportato in macchina? Sì, no, però signor procuratore... Insomma, ne ha fatto da autista, ecco, per comprendere. Sì, no, però vorrei specificare, cioè che il fatto che se mi avesse cosa di... avesse portato la macchina, non avesse portato, che io non confermo e neanche affermo, però se fosse cosa... Cioè, non mettiamo che questa situazione possa essere, come dire, da farlo risultare... che sia, come dire, attivo in qualche associazione, attivo in qualche altro, cosa di reato o non reato.
Questa era semplicemente la mia affermazione. Non vorrei che qualcuno potesse dire, vabbè, siccome ti portava la macchina, allora lui va, no, assolutamente, questo non escludiamolo completamente. Poi ognuno può pensare quello che vuole. Senta, lei ha parlato del dottore La Barbera, ma lei lo ha conosciuto, il dottore La Barbera? Arnaldo La Barbera? No, diciamo che di persona non l'ho mai conosciuto direttamente, ovviamente vivendo a Palermo ed essendo stato anche funzionario della squadra mobile, conoscevamo benissimo, chi non conosceva il dottore La Barbera. Certamente non sta a me ora, specialmente che è defunto, parlare bene o male, certamente non bene, no, ma non del, chiesto, del dottore La Barbera. Ovviamente era... non mi faccio parlare di una persona che è morta. Niente, volevo sapere semplicemente se aveva avuto modo di conoscere. O se comunque, una domanda gliela posso fare, se ha sentito parlare all'interno di Cosa Nostra, io lo posso utilizzare questo nome, del dottore La Barbera. Certo, lei come procuratore può utilizzare qualsiasi denominazione, che sia Cosa Nostra, mafia o chiunque esso sia, certamente non io. Però il discorso della Barbera, se ne poteva parlare, non lo so. Io posso solo tanto dire che i 7 episodi che poi uscirono giornalisticamente, certamente non ne facevano. Le cose giornalistiche non ci interessano. Se lei ha da dirci delle cose quello che riguarda originali... una conoscenza avuta al permesso dei mass media non dovrebbe riferirla, dovrebbe però riferire se apprese anche da altri componenti di associazioni mafiose qualche cosa su questo punto. Prego. No, signor Presidente, l'unica conoscenza che poi io o i miei coimputati abbiamo avuto, o che ne potevo parlare io con i miei coimputati, ma era semplicemente delle riflessioni che si facevano, fu sul fatto delle indagini su come stavano andando, e che certamente non ci spiegavamo assolutamente come mai il dottore Barbera o il suo pool di investigatori avessero scelto questa linea che sin dall'inizio faceva acqua da tutte le parti. E allora era evidente, perlomeno per me, per chi veniva accusato di una cosa del genere, era evidente che il dottore La Barbera era una persona, non lo so, posso dire in malafede, o perlomeno una persona... Vabbè, questi sono giudizi, no? Qua stiamo entrando... Io poco fa l'ho detto... Qua stiamo entrando nel giudizio. Comunque... Non mi faccia parlare di una persona che è morta, Comunque... Ma non perché sia morto o non sia morto... Con chi parlavate di questa linea che lei poc'anzi diceva a vostro parere faceva acqua da tutte le parti? Con chi ne parlavate esattamente? Con chi parlavate? Lo chiarisca questo. Come? Signor Presidente, io ne potevo parlare con i miei coimputati, il primo, e cioè? Con Carlo Greco, che era il mio coimputato principale in questa situazione. Tengo a precisare che inizialmente noi eravamo solo... per cui quando poi scattarono i mandati di cattura anche nei nostri confronti, noi eravamo accusati soltanto inizialmente come esecutori, perciò è nel nostro interesse cercare tutte le possibili strade per difenderci da queste accuse infondate. Per esempio, se ricordo bene che allora chiesimo al Calascibetta Giuseppe il giorno in cui dicevano che noi avevamo fatto la riunione nella villa del Calascibetta, se lui si ricordava in quel periodo dove si trovava. Poi si venne a sapere che in quel periodo il Calascibetta, per dire, era pedinato continuamente dai carabinieri, se non ricordo male, per cui anche i carabinieri, cioè, se vedevano entrare tutto questo movimento di persone nella sua villa, l'avrebbero certamente riconosciuto.
è cosa che non avvenne perché non ci fu nessuna riunione. Per cui, ripeto, erano con i miei coimputati che se ne parlava questa cosa, cioè cercare la possibilità di ognuno ricordare quel giorno dove si trovasse o non si trovasse. Io posso dire benissimo quel giorno dove mi trovavo, ma essendo latitante la mia dichiarazione non servirebbe a niente. Senta, io volevo fare un'altra domanda. Nell'ambito di questo procedimento abbiamo sentito della Gaspare Spatuzza, anche la persona di cui abbiamo parlato poco fa, il quale ha detto che il giorno in cui è stata imbottita l'autovettura che poi è stata utilizzata per la strage era presente un soggetto che non faceva parte di Cosa Nostra. Lo ha ribadito più volte anche a contestazioni, eccetera. E allora io le faccio una domanda conseguente. Lei ha conoscenza di soggetti non facenti parte di Cosa Nostra che hanno partecipato ad eventi criminosi, quindi a crimini commessi da Cosa Nostra? Sì, cioè, ripeto, sempre il termine che lo usa lei, Cosa Nostra e cose. Per quanto mi riguarda, certo, io non sono a conoscenza di elementi estranei, non lo so completamente. Senta, lei ha conoscenza di un posto che si chiama Zero Bar? Zero Bar? Sì, certo, sì, mi sembra Zero Bar. Dovrebbe essere un bar in Bioreto Nuova, può essere? Sì, sì. Non lo so, non mi ricordo adesso. Lei frequentava questo bar o comunque lo frequentavano persone vicine a lei? Ma raramente io sono andato in questo bar, non era il bar che frequentavo io, era quello di Piazza Guadagna. Questo bar raramente, non mi ricordo se c'erano altre persone che potessero, no, ma era un bar fuori mano per quello che mi riguarda, per cui comunque stiamo parlando prima del 90, prima di essere latitante, perché poi non ho frequentato più nessun bar. Ho capito. Va bene, non so questa domanda, sì, se c'è un fatto specifico che mi colloca in questo bar, non lo so, se me ne vuole fare presente, non lo so. Signora Gieri, io ho terminato le domande, le passo adesso al collega, però dico, la invito, questo è il momento in cui dire le cose. Sono passati 20 anni da questa strage, come ho fatto con altri soggetti, io la inviterei a rendere adesso le dichiarazioni sui fatti di cui lei ha conoscenza. Passo la parola al collega. Sì, no, buongiorno signor Aglieri, solo un paio di domande. Che come lei saprà, ho fatto processuale, diciamo, l'attenzione su Vincenzo Scarantino si concentra dopo l'arresto di un soggetto che si chiama Candura Salvatore, che appunto poi chiamerà in causa Scarantino e di lì tutto il resto. E allora le volevo chiedere se lei innanzitutto conosceva questo Candura Salvatore prima chiaramente di queste vicende e se poi successivamente a questa collaborazione lei diede mandato di prendere informazioni su questo Candura Salvatore. Allora, signor procuratore, io Candura con Salvatore non sapevo affatto chi era prima di che poi fosse imputato in questa situazione. Dopodiché, ovviamente, quando lo Scarantino venne arrestato, uscirono fuori questi nomi e nell'ambito del mio interesse nel sapere se fossero implicati quantomeno indirettamente nel furto della macchina, cosa che poi fu esclusa da parte mia, venne fuori che il Candura non era un soggetto, certamente non poteva rientrare ma neanche lontanamente nella frequentazione di mie conoscenze. Cioè non era un soggetto, come dire, come si specificare? Non direi una parola forse esagerata, moralmente, assolutamente, non, 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 non,
non è uscito come fuori un aspetto buono di questa persona. Ovviamente lei deve fare presente dal mio modo di pensare, non so se mi sono riuscito a spiegare. Sì, per quello che mi riguarda sì, cioè lei dice non era soggetto cui io avrei mai potuto dare un'importanza o una confidenza. Bravissimo, esatto. Ecco, questo è. E, scusi, tanto per dire, queste informazioni lei le attinge sempre in quel contesto in cui ha riferito poc'anzi, cioè quello di capire anche dell'eventuale coinvolgimento di Scarantino, ho capito bene? Sì, certamente, cioè no, a me Candura che doveva interessarmi, cioè mi interessava solo nell'ambito in cui uscì fuori il suo nome nell'arresto dello Scarantino, se no non avrei avuto nessun motivo di interessarmi di questa persona. No, la domanda è se, siccome lei già ha riferito delle modalità e dei canali attraverso i quali lei prese informazioni su Scarantino Vincenzo, la finalità è quella che già ci ha riferito. Volevo capire se le modalità e i canali attraverso cui lei prese informazioni su Candura furono gli stessi in riferimento a Scarantino. Non so se sono stato chiaro nella domanda. Sì, no, certamente, sia nell'ambito dei familiari dello Scarantino e sia se non ricordo male, cioè, ecco, però su questo non mi ricordo bene adesso, se abitava a Falsomele, comunque abitava da quelle parti, diciamo, no? Sempre vicino alla borgata della Guadagna e cose, per cui credo che furono anche chiesto qualche diciamo qualche parere sulla persona a chi gli abitava là vicino. Però adesso se lei mi dice con chi parlarono le persone che si sono informate, io di preciso non lo so, so semplicemente che la cosa che poi che non era una persona affidabile, sempre nell'ambito di essere un piccolo laggiungolo, qualcosa del genere. Comunque di certo non era una persona affidabile, una persona che forse sul profilo che poteva andare d'accordo con Vincenzo Scarantino, probabilmente di sì, ma certamente non poteva andare d'accordo con altri tipi di situazioni. Oh, ecco, questa era l'ultima domanda che le volevo fare e lei l'ha accennata, cioè che poteva andare d'accordo con Scarantino, certamente sì. La domanda che le avrei posto, che quindi è specificazione rispetto a quello che lei ha già detto, se sempre nel momento in cui attingete informazioni accertate l'esistenza di rapporti tra Candura e Scarantino e se sì, che tipo di rapporti? No, procuratore, a me principalmente i tipi di rapporti io nello specifico non glielo so dire, a me quello che interessava principalmente era se sia lo Scarantino sia questo Candura sia quello Valenti potessero essere diciamo coinvolti indirettamente, perché direttamente noi se l'avevamo già escluso, indirettamente sul furto della macchina. Accettato questo, io non avevo più motivo di approfondire i rapporti che lui aveva con lo Scarantino, no, se avevano rapporti di piccoli reati o se era un rapporto amichevole tra di loro, questo non lo so, questo la sanno loro. Però a me la cosa che mi interessava è che questi non erano coinvolti nel furto della macchina, cosa che poi i fatti di oggi stanno dando ragione a quello che già noi sapevamo, a quello che a me risultava già da tantissimi anni. Senta, altre due domande, io gliela faccio, poi valuterà lei se avvalersi o meno. Quello che le volevo chiedere è se oltre ad attingere informazioni nell'ambiente, come ha detto lei, o come diciamo l'ambiente della borgata, quindi della Guadagna, il mandato che lei diede era quello di attingere informazioni anche al di fuori dell'ambiente della Guadagna, cioè sempre riferimento chiaramente a coinvolgimento diretto o indiretto, come dice lei, sia di Candura che di Scarantino in questa vicenda. Ma signor procuratore, ripeto, era difficile, come avrei potuto acquisire, a chi avrei dovuto chiedere,
Cioè, dice, cioè nel senso che non sa, come dire, non è, come ha detto poco fa, rispondendo al suo collega poco fa, cioè, chi avrei potuto chiedere a un altro che mi poteva dire, senti, ma per tu perché mi domandi a me se io non ne so niente di questa situazione? Quindi il discorso, cioè, è lo stesso che lei ha fatto quando il signor procuratore le ha chiesto se aveva chiesto qualcosa a Rina, diciamo. Sì, esatto, mi riferisco a quello. Cioè, in quel momento uno poteva fare soltanto considerazioni personali, considerazioni. Non mi ricordo se ci siano dichiarazioni di altri collaboratori che dissero, ma sotto il profilo mi sembra. Non mi ricordo se ci siano stati altri collaboratori che abbiano detto che noi abbiamo chiesto se potevamo prendere un perito di parte. Esatto, questa è una dichiarazione che fa Giovanni Brusca nel processo proprio che a lei interessa, che a lei interessava, cioè nel borsellino, cosiddetto borsellino bis. Cioè Giovanni Brusca in quella circostanza riferì di uno scambio di battute che ebbe con Salvatore Biondino, sto andando a memoria, in cui sostanzialmente Biondino avrebbe detto a Brusca di invitarvi a prendere un buon perito per la 126. E questa era un'altra domanda che effettivamente le avrei fatto. A voi questo messaggio arrivò mai, transitò mai? Sì, su questa situazione sì, signor procuratore. Cioè, si seppe questa situazione in cui potevamo prendere un perito che, per escludere che quella, escludere, come dire, che lo Scarantino avesse partecipato a questa strage e cose. Poi non mi ricordo bene poi perché questa cosa non andò avanti, io ero latitante per cui non seguì bene questa situazione e cose, il perito non mi ricordo se poi fu preso o non preso e cosa ne venne fuori. Però perché mi perdoni, cioè, voglio dire, qualcuno più famoso di me direbbe che ci azzecca il perito con il furto della macchina da parte di Scarantino, cioè l'invito che vi veniva rivolto era prendere un perito per fare cosa, perché non credo che un perito possa stabilire se un soggetto rubi o meno una macchina. Quindi la sollecitazione che, del ricordo che le faccio, è: posto che lei ha confermato appunto che vi arrivò questa sollecitazione di prendere un perito in riferimento alla 126, qual era il fine? Perché vi veniva detto di prendere il perito? No, lei ha ragione perfettamente di farsi questa domanda e cose. Il fine era che allora non si sapeva bene se, come fosse andati fatti, se era una 126, se era una Panda, se erano dei bidoni della spazzatura messi là e cose. Per cui il perito doveva verificare che la 126 non fosse quella. In quel caso sarebbe stato escluso lo Scarantino. Però se poi ora lei mi dice, ma come mai poi invece è stata verificata che era la 126, beh, questo io non glielo so dire. Ma questa sollecitazione, lei ha detto, poi non venne portata avanti, io ero latitante, adesso non ricordo. E la domanda che le faccio è: perché voi non coltivate questa indicazione che vi era stata data? No, credo che ognuno di noi abbia fatto presente questa cosa ai propri difensori e abbiamo, credo, di difensori di valutare personalmente se questa situazione poteva servire o no. Poi, ripeto, non no, so mi perdoni, signor Aldiari, io certamente non facevo riferimento a indicazioni che giustamente date ai reciproci difensori, ai rispettivi difensori. Trattasi di mandato difensivo, io non lo voglio neanche sapere quello di cui avete discusso. La mia domanda era rivolta a verificare se, a prescindere dallo strumento processuale, voi vi siete attivati anche per capire se effettivamente quella 126 venne o meno utilizzata, poi prescindendo da chi la rubò o chi non lo rubò.
Sì, ho capito adesso, mi scusi se non avevo fatto. No, no, signor procuratore, cioè quando io ho la certezza che lo Scarantino, il Candolo, il Valenti non hanno niente a che fare con il furto della macchina, io non mi pongo più il problema se sia una 126, una Pando o se erano i bidoni della spazzatura. Beh, il problema è, avendo quella certezza, il perito doveva servire semplicemente a confutare l'ipotesi della 126. Quindi, se ho capito bene il suo pensiero, lei dice: una volta che io ho accertato che Candura e Scarantino non c'entrano niente con la 126 e che quindi, diciamo, cade l'anello di congiunzione tra la 126 e la mia persona e il mio gruppo, io poi non ho più interesse ad andare a vedere se la 126 è stata utilizzata o meno. Ho capito bene il suo pensiero? Esatto, cioè non mi interessava anche sapere se era una 126 o qualsiasi altra cosa, questo sento dire. Cioè, mi sembra anche che a chi dovevo chiedere, che cosa dovevo chiedere, se era stata quello o non, cioè, non penso che avrei, non erano domande da poter da porre in quel periodo. Senta, ultima domanda e ho terminato. Se le risulta che è stato anche un suo coimputato nel processo, Lorenzo Tinnirello, detto Renzino, frequentasse la Guadagna, il quartiere della Guadagna, e se le risulta che Vincenzo Scarantino avesse rapporti, come dire, delinquenziali con Renzino Tinnirello. Che in quel periodo, prima del 90, erano diversi che frequentavano la piazza della Guadagna. Che venisse, credo, a prendersi qualche volta il caffè, credo di sì, ma che per quello che ne so io posso escludere che il Tinnirello potesse avere rapporti, ma di qualsiasi genere, con lo Scarantino. Cioè, non lo so, mi sembra non mi sembra un fuori luogo, cioè non credo assolutamente. Poi non lo so, se risulta altre cose non lo so, però per quello che No, io voglio sapere quello che risulta a lei, dico, è una domanda che le apparirà bizzarra, ma che io le debbo fare, chiaramente. Dico, quindi, sì, quello che risulta a lei. Ha ragione a dire, perlomeno, mi sembra bizzarro che il Tinnirello potesse avere rapporti delinquenziali, no? Ma è anche di altro genere, escludo. Non mi risulta, a me personalmente non risulta, signor procuratore. Va bene, Presidente, non abbiamo altre domande. Grazie, signor Agente. Allora, sospendiamo però realmente per pochissimi minuti, va bene? Proprio 5 minuti esatti e subito dopo riprendiamo.